accomodatevi, camminate, da gennaio si mangia meglio, da gennaio non si mangia per campare, ma si campa per mangiare. Noi gli spaghetti li compriamo col mare di Napoli e il vino lo facciamo col sole. E il tutto viene condito da tante belle canzoni, accomodatevi, ecco qua, questo è un bel tavolo, e madame qua, mademoiselle qua e i maschietti qua. A posto? Ecco pronti gli spaghetti! Qui grazie, Barberino. Onestamente, come li preparo io non li prepara nessuno. Sono buoni, lo sapevo. Bambani. Sì, don Gennaro. Tutto a posto con i clienti? Sì, tutto bene. E chi sta lo spaghetto alla ristorante Savarese? Ma cosa aspetti? Cosa aspetti? Io non aspetto nessuno. Ah, nessuno? Ma che aspetta, caro un guagno mastiere, che aspetta? Lascia qui i piatti da cucina, va! Don Gennaro, avevate ragione! Ci voleva un po' di sale! Madonna, che botta la che! Gennaro, vieni qua, gente, ti voglio! Qui, Gennaro, sei ricercato, c'è una signora che voleva la... Mi chiama sempre quando ci sono le belle donne, buon giorno a tutte! Sta a cittadina di Musa, state mangiando, Vieni qua, sta bella figlia. Eccola qua. Chi è? La bella donna. Gennaro, Jolly. Bella donna, cent'anni fa era bella donna. E voleva la panza. Ma qua la panza? How are you? E che significa la vita? Come state voi? Ah, Gennaro. A Sing, hai te che t'ha visto a Sing Sing? No, dici io Sing, io canto. Ah, sì, ma tutto Sing Sing, madame, tutto Sing Sing. Va bene, mi canterò una bella canzone. Sì. Siamo Bambinillo, va. E stanco un po' per sempre. Ma che hai capito, Bambinillo, con la chitarra? Ah, c'è capito. Bambini! Momento, sto arrivando, ecco la chitarra tua! Sì, grazie, questo è il momento dello show! Vi canterò Spusalizzi e Marinara! Mamma, c'è papà che canta! Namuradella mia, namuradella! Io vero non andiamo a sentire papà quanto è bravo. Mi fa piacere pure a me. Ma tenga tutto pronto per sposare. È pronta a casa, una barca e marinara, una lampara brora. Va bene sposa, una rezza e pescatore, dessù di stelle mare. O spusa rizzi a bascia margare, sotto a presto cielo per l'amore, e con vietto tenghe fondo le fusine, e deserta dalla tua letto mina, e vi champagne ci sta l'acqua mare. E vi champagne ci sta l'acqua mare. Namuradella mia, namuradella, che sia nottata adatta per sposare, a zumbidate c'è un denaro e stella, e a luna un'attenzione a certo fa. È pronta a casa, una barca e marinara, una lampara brora. Poffe le spose, una rezza e pescatore, dessù de stelle mare. Dessù de stelle mare. O sposarizzi a bascia marocchiana, sotto a punaste cielo per l'amore, e con vietto d'anghe vongo le fusille, e de serra tatara tu paletto nina, e vi champagne ci sta l'acqua e mare. E vi champagne ci sta l'acqua e mare. Tenghe fondo le fusille, e da serra cadrà tu per la tonnina, e
di champagne ci sta l'acqua mare. E di champagne ci sta l'acqua mare. Voglio ringraziare, ma ti dice pure la canzone sul tuo punto. Grazie, quattro pizza, margherite! Vieni, Sani. Voglio grazie, andate in cucina. Carete, re. Gennà, c'è il commissario Galante. Il commissario Galante? Ma che vuole da te? Non ti preoccupare, niente, da re. Piglio piccerillo, vai in cucina. Parli con il commissario. Va bene. Il commissario Galante? È venuto per te, allora? Io non ho fatto niente. E taccia che vai combinando. Saluto, Gennaro. Commissario Bella, a che devo l'onore di questa visita? A niente in particolare. Passavo di qui, ho detto, e fammi andare a trovare Savarese. Se è così, siete il benvenuto. Beh, e non mi offri neanche da bere. Oh, che sbadata, commissario. Pepì. Pepino, poche vino. Arrivo. Mi dovete perdonare, commissario. Io non sapevo che ora si può bere anche in servizio. No, ma io non sono in servizio. Ah, non siete in servizio? Allora beviamo. Ca non si mangia per campare, ma si campa per mangiare. Noi gli spaghetti li facciamo col mare di Napoli e il vino lo facciamo col sole. E poi tutto viene condito da tante belle lo canzoni. So. Peppini, che c'è? Sta canzone, il commissario a sapa, ce le ha ricevute i clienti. E vabbè, scusa, ma c'è una, sei la forza del destino, yeah, è l'abitudine. Ma hai finito? Scusate, ecco qua. Scusate, commissario, sapete, l'abitudine, dico sempre le stesse cose. Alla salute. Alla vostra. Buono. Davvero buono. Si dice in vino veritas. Il vino c'è. Adesso manca solo la verità. Commessa, con voi da me. Solo fare quattro chiacchiere. Che genere di chiacchiere? Vorrei capire quello che sta succedendo a Napoli. I giornali li leggi pure tu, no? Che so tutte queste morte ammazzate? E io che ne saccio? Sono omicidi, regolamenti di conti. È una guerra tra Coppola e Aniello, che sono? Ti sarei fatto una tua idea, no? Commissario, io idee del genere non me ne faccio da tempo. E voi lo sapete. Ma hai ancora un sacco di amici di allora che ti vengono a trovare. E quando succedono cose del genere, di solito si commenta, si discute, se ne parla. Ecco, guarda qua, anche Don Francesco è a Napoli. Commissario, che Don Francesco è tornato dall'America, io non so niente. L'unica cosa che so, mi ha invitato per il suo compleanno. Sono il suo compariello e per rispetto ci vado. È tutto qua. E tu vuoi farmi credere che Gennaro Savarese, figlioccio di Don Francesco Biancone, il capo dei capi, non sape niente niente? Commissario, che Don Francesco, mio compare, capo dei capi, come dite voi, io di questo non so niente. Io so una cosa solo, commissario. Gennaro Savarese è morta, ma camorra e pa polizia. Amici e nemici possono ir qua quando vogliono. O ristoranti a loro completa disposizione. Ma solo per mangiare e bere, commissario. Voi avete già bevuto. Volete pure mangiare? No, grazie. Adesso perdonatemi, c'ho i clienti che mi aspettano. Vado in cucina a dare aiuto a mia moglie. Arrivederci, commissario. Ma che ci amma a fare pure noi a sta festa, Gennà? Tere, fai presto, che è tardi, dai. Credevo che ormai non tenessimo più niente a che fare con sta gente. E invece... E invece che cosa? Abbiamo fatto tanto per uscire da questo giro. Vorrei che adesso andiamo dal compare e rientriamo nel giro. Ma capo che ti fa ricere, Tere? Ma tutto può essere. Io metto paura, Gennà. Ma di che hai paura? Di che? Ma come di che? Ma che sta gente pericolosa? Tu più stai alla larga e meglio è. Noi stiamo così bene a casa nostra. Ma che se ne importa a noi, Don Francesco? Tu dimentichi che Don Francesco è stato il mio compare di battesimo. Non potevo rifiutare questo invito. Ma Tere, ti prometti che stiamo poco a poco, facciamo l'augurio al compare e andiamo via. E non fa che sta faccia. Sorridi. E vabbè, come vuoi tu? E ora tocca a te, vai. È l'ultima corazzata che c'hai. Se la trovi, vediamo. Ma io te la distruggerò. Sempre se la trovi. Io te la affonderò. Vai. Pronto? 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 Io sono pronto. Sei pronto tu? Sono pronto. 3B. Acqua.
Ma sei sicuro? E sono sicurissimo. Per cortesia non guardare, vai avanti. 4B! 4B? Acqua? Ma sei sicurissimo? 5B! 5 birre? Ma che birre, mica siamo in una locanda! E vabbè, acqua? 7B! Acqua? Mannaggia! Ma si può sapere come cazzo hai messo queste navi, tu? Ma tu come le metti, le navi? Sull'acqua, orizzontale. Ma che orizzontale? Io ho messo verticale, non è una nave, è un sommergibile. Perciò, stando sotto, non si vede sull'acqua, cretino. Madonna, allora non ho capito niente. Tu sei scemo. Questi sono giochi per persone intelligenti. Zitto. Prenderò ripetizioni. Zitto. Dunque, la storia e l'America... Che stavate facendo? Stavamo facendo studiare dei bambini. È vero. Peppanino, mi raccomando. Stiamo cercando l'America. Tieni due occhi a suo aglio. Mi raccomando. Non ti preoccupare, signor, studia con me. Ciao. Ma Sani, dammi un bacio a papà. Sì, mi raccomando, State buoni, scemo. Grazie. Arrivederci, Gennaro. Arrivederci, signore. Ciao, papì. Ciao, Gennaro. Arrivederci. Hai visto che usavo pure Gennaro, questi scemi? Ehi, tu mi devi togliere una curiosità. Sì. Com'è che questo sommergibile, questo cazzo di sottomarino, come cazzo lo chiami tu, che non si vede? Come non si vede? Sta qua, non si vede. Eppure c'è. E dove sta? E sta sotto l'acqua, il sottomarino, sta sotto l'acqua, perciò non lo puoi colpire, cretino. Tu non puoi fare i giochi intelligenti. Un momento. Peppi, qui non ho capito bene. E sarà stato pacchero. Ecco, naso e occhi buoni. No, non è il pacchero. Qui non vedo chiaro. Facciamo un'altra partita. Un'altra partita. Un foglio a te, un foglio a me. 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 Mamma da te. E poi fare la... Sopra questa porta ci stanno 60 candeline. So troppe. Chi l'ha messa ha sbagliato il conto. Voglio, ce ne stanno 10 più. Dovevano essere 50 candeline. E non 60. Perché con l'affetto che voi mi avete dimostrato, io stasera sono ringiovanito di 10 anni. La vostra presenza, H, sincera, spontanea, mi ha fatto rivivere il tempo di quando io ancora stavo a Napoli. Grazie. Però col vostro permesso, ho il regalo più bello è stasera. Io me l'aspetto da chi sti due voglio una K o B. Voglio. Io da voi sto regalo voglio. O pretendo. Andiamo. Aniello. Coppola. Ecco, bravi. Silenzio. È per festeggiare questo bellissimo avvenimento. Il mio compare Gennariello ci canterà una bellissima canzone. Avanti, Gallo. Avanti. Non mi fate pregare. Innamorate te, maestro. No. Ma poi ce ne possiamo andare a casa? Quello ci sta il bambino solo. Sì. In mano a quei due che... Vabbè. Vabbè. Promesso. Amore mio. Tutta di chiara fermate minute io non riposi com'è triste gli va bene con me. Ma son innamorato di te, e come posso dire, si tua
appartiene. O meglio, amica mia, faccio un contratto, ma perché? Ma che destino, mo' che sono sincero, non posso voler bene. Piagnere il tuo cuore, sti parola che non t'aggio ritto mai. Amore mio, la preva sì per me. Ma sono innamorata di te, e mai te lasciati, sto bene con me. Ma sono sincero, non posso voler bene. Chiagnere il tuo cuore, sti parola che non t'aggio di... Niente, chi sta convocando bella, sì. Fermi tutti, non era mia! Fermi! Fermi! Non aiuto! Mamma da carmela! Cosa? Che è successo? Che hai fatto? Non è niente! Non è niente! Non sta viva! Fermi voi! E mai non lasciati sto bene con me. Sei meraviglioso, Gennariere! Ehi, no! Ehi! Ehi, tutti! Non muovete! Fermi! Nessuno si muova! Nessuno si muova! Tirate fuori tutto! Ho perso tutto! Hai la mano in portafoglio! Muoviti! Ti sparo, sai! Dove sta il portafoglio? Disgraziato! E tu? Dammi la mossa, Satana! Sira! Dai! Dai, Maronna! Nessuno si muova! Ne butta! Muovete, agitate! Muovetevi, se ne sparo! Fermi! Fabbro! Non mi muovete! Non mi muovete, se ne si lascia da... Dove è tutto finito, Dario, andiamo a casa. Masaniello ci aspetta. Chiamo Gino, l'amore mi chiama. Aveva ragione, non venire. Oddio, Madonna, che è stato? Oh, sangue. Tere! No! Ma l'hanno accisa, mogliarella mia! E io sento figliariello vostro, tre! Non me lascia, amore mio! Io come campo senza te, non mi abbandona, non mi abbandona, tre! Oddio! Oddio! Prima la fortuna nostra, una squadra da scudetto! Ma che scudetta e scudetta, chi le si ci azzoppa a croll? Siamo fottuti! Oi, ma niente niente, purtassi cielo, tu rimane la verità, ma che si scende? Tu ti devi mettere bene in testa, che se crolla, crollo, crolla tutto. Papà, io voglio venire con te. Sì, papà, non te lass, vengo a prenderti presto. Me la sanno. Su, ora tengo solo a Is. Mi raccomando a voi. Non si preoccupi, il bambino con noi avrà tutto quello di cui ha bisogno. Grazie. No, voglio venire con te, voglio venire con te. Vieni su, andiamo a giocare. Papà!
Masani! Figlio bello, papà non te lascia mai. Tu devi capire, papà ti sei fatto grossa, papà. Papà dorme, capite? E ti viene a pigliare. Vieni, Masani, papà tornerà presto. Papà mio! Non mai. Figlio, figlio mio bello. Vieni, Masani, vieni. Papà, papà. Cori, papà tu. Torna presto. Papà, dai, sulla te. Sulla te, dai, papà. Cerchiamo Malvasia. Abbiamo detto che cerchiamo Malvasia. Chiunque voi siate, voglio che il cazzo non mi scassiate. Ah, me. Grazie. E allora? Non l'ha visto nessuno. Eppure non può essere sparita. Per me stiamo perdendo tempo. Malvasia è un ricettatore di niente. Papini, nessuno professionista rischierebbe un colpo simile. Quindi bisogna cercare tra i cani sciolti, quelli che vivono ai margini della malavita. E tu pensi che Malvasia... Malvasia è proprio il ricettatore che sta gente a ca. Se troviamo lui, troviamo pure gli assassini e mia moglie. Oh, ho l'impressione che quella macchina ci stia inseguendo. Ma che stai dicendo? Ho l'impressione che quella macchina ci stia inseguendo. Ma la tua è tutta un'impressione! Dopo l'impressione, guarda dietro. Che fai? Guarda avanti! E guarda indietro! E guarda avanti! Ma si può sapere come cazzo devo guardare? Avanti, indietro, indietro, avanti! Io devi sto guidando! Indietro e poi allora, guardare sai avanti. Che facciamo? Ti do lo sterzo a te e guida tu! E io guardo ma dietro! Ma ti devo guidare, vai avanti, corra, cieca, fai presto, vai, vai! E scendete con le mani, no! Io tengo una grossa idea! Mi fai presto, qual è quest'idea? E che è sto cannone? Con questo ho fatto la guerra del Vietnam! Tu, con questo? E ho distrutto tutti i palazzi! E perché nel Vietnam ci sono i palazzi? Quei pochi che stavano, li ho distrutti tutti io! E metti qua, metti qua, metti qua! Madonna, stai attento! Per me, stai attento che scoppia! Stai attento! Corre, corre, fai presto! Presto, cogliamo! Con queste tu hai fatto saltare i palazzi del Vietnam! Sì! Io faccio scoppiare il Vesuvio! Aspetta un momento che me ne faccio... Para! Ta-t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 a-
che te stramu! Che è successo? Ma dove hai sparato? La macchina! Ma quella mia però! Ma no! Mamma mia! È gente che spara! Che spara! Spregiudicati! Spregiudicati! Insomma, sono dei fetenti! Fetenti? E poi fanno saltare le macchine! Le macchine le fai saltare tu! Le macchine le faccio saltare io! Ma che stai dicendo? Le sì! Insomma, è meglio non cercarla, Malvasia. Senta a me. Hai ragione, papì. È meglio che a noi cercarmi più. Ah! Ha da essere is a cercare noi. Quando? Quando? Ma questo è un buco. Eh già, e dal buco verrà fuori il verme. Ah. Novità? Sei venuto un'altra volta a cercare Malvasì. No, per carità, no, e chi lo cerca più? No. Questa volta sarà lui a cercare noi, se vuole rivedere la sua donna. Capito? Sì. Ha capito. Good money. Un momento. Chi si vede? Caro Malvasia, come andiamo? Bene? A tu stai. Chi? A tu sta Maria. Ma io non pazziamo. Con me non si scherza. E chi sta a pacchire le quattro che a me mannata? Non sono stato io dalla gimannata. Credimi, sa me. E chi è stato? Parla, chi è stato? Non lo saccia. Non lo saccia. Ma puoi pure ammazzare in botta, ma non lo saccia. Ma perché ti nasconda? Perché? 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 E me lo domandi pure. Perché ti aria brutta, ecco perché. Cavoricera, parla. Parla, cavoricera. Lascia sto mondo come sta. Ma perché? Ma perché vuoi mettere mie zie guaia pure a me? Ma che genere vuoi? A dove sta Maria? Sta in un posto sicuro. Dimmi quella cassaia e ti faccio vedere subito. No. Mo. Avanti. Dimmi. Parla prima che ti strafoca, parla! A Faravina non so state che li quattro cani sciolte capienza tu. E come fai a essere così sicura, Malvasì? Fossaccia. Perché? A quest'ora mi avrebbero già portato tutto. E invece non si è visto nessuno. Né a ca... né altrove. E questo è tutto quello che so. E mo... gli amante ne ha parola. Ma che la casì? A dove sta Maria? Maria, eh? Sì. Ma non potevo parlare prima. Stavo soffocando in dacchillo sgabuzzino. Grazie, Savarì. Attenda a te, Malvasì. Andiamo in cena. Savarì, ma allora chi maronna ha fatto sta rapina? Caro Peppino, non è stata una rapina. Ah. Gesù. E allora chi è sta? Ma. Sto diavolo. Ecco, non lo dovrei fare, ma trattandosi di voi, sono tutti a vostra disposizione. Molto gentile, grazie. Siete il cuoco voi? Desiderate? Sono Gennaro Savarese. Ah, oh, il marito della signora? Sì. E dite pure.
Cosa posso fare per voi? Ecco, vorrei sapere com'è andata la sera della rapina. Quei quattro signori sono passati di qua, no? Sì, ma hanno fatto uno servizio di prima classe. Non hanno fatto niente che potesse farli identificare. Tanto è vero che la polizia non ha ritenuto nemmeno opportuno interrogarci. Alle volte basta un particolare, un segno, una voce. Voi non ricordate proprio niente. Aspettate. Ma come ricordo una cosa c'è stata, sì. E che cosa? Parlate. Sì, ma è un particolare così insignificante. Vi prego, ma dite. Non so nemmeno se vi possa essere utile. Dite, dite. Dunque, noi stavamo qui tutti e tre con le mani in alto. A un certo punto uno dei banditi sbatte contro la nutavola e rompe un bicchiere con l'altro. Allora che fa? Lascia la pistola, afferra la mano e si mette a chiangere come se fosse una creatura. Allora, uno degli altri tre pigliai a schiaffo. E beh, quello si calma all'istante. Ripiglia la pistola e se ne esce insieme agli altri. Da quella parte. Questo è tutto. Sarà fatta qualche brutto taglio. Ma che, un graffio. Una cosa niente, una goccia di sangue. E beh, non so perché face tutto che l'ha muito. Strano, no? Molto strano. Savarese. O commissario Galante, che scassa cazza. Sono tre giorni che ti cerco. Commissario, Napoli è grande. Che sei venuto a fare qui? Non lo sapete? No. Sono venuto a portare i fiori in coppa a Don Bifamiglia. Vi sta bene o no? Avevi detto che Gennaro Savarese era morto e che il nuovo Gennaro si occupava solo del suo ristorante. A me non mi pare. E che importanza tiene? Enorme. Su Gennaro Savarese c'è un fascicolo alto così in ufficio. Non scherzare col fuoco, Gennaro. Basta soffiare la polvere. Voi fate una cosa, soffiatela sta polvere, quello s'abbassa. Per andare avanti, la società si è imposta delle regole che tutti siamo tenuti a rispettare. E chi non le rispetta che fa? Chi non le rispetta paga. E chi sta pagando per la morte di mia moglie, commissario? Beh, stiamo indagando, no? Io sto pagando, commissario, io. Sì, ma sembra noi che pagamo. La giustizia se ne fotte lui, io me ne fotta ressa. Attenta a come ti muovi, Genna, che se sgarri. Avete detto che gli sgarra paga. E io e chiù quella che sto pagando, caro commissario, non posso più pagare. Tante cose, commissario. E mo ci si è messo pure lui. Miezza tutte ste figlie puttana. Su, dai, vieni a giocare con me. Tirimi la palla. Vieni a te la figlia tu. Dai, vieni a giocare con me. Vieni. Come va? Dai, dai, c'ho il pallone. Andiamo, Masanì. Come va? Tu fai una corsa da solo, ah, forza. Carino. Ecco, Don Gennaro, pensa tu al bambino. Sì, stai tranquillo, ci penso io. Masaniello, giochiamo un po'. Buongiorno. Su. Buongiorno, dottore. Come state? Così, così. Masaniello, su, vieni con me. Non c'è male. Tanti bei giochi che ci sono da fare. Dottore, spiegatemi una cosa. Prego. Andiamo. Ma perché un uomo che sta rischiando la vita di colpo si ferma per un graffio al dito? Esattamente non saprei. Probabilmente la vista del suo sangue lo terrorizza. Tanto da fargli perdere addirittura la capa. Evidentemente si tratta di un emofiliaco, un emorragico. Ma che è una malattia? Sì, e chi ne è affetto vive costantemente sotto il terrore di morire di emorragia. A volte basta anche un piccolo taglio. Vi ringrazio, dottore. Ma perché mi fate questa domanda? No, un amico mio. Ah, capisco. Sa, ti devo parlare. Sarà per un'altra volta, adesso offri. Ma come? Ho promesso a Don Francesco di proteggerti, ma se tu vuoi fare un pazzo diventa difficile, lo sai. Lascia che se ne occupino gli uomini miei della faccenda. Gennà! Vi ringrazio, sia a te che a Don Francesco. Ma questa coppola è cosa mia. Vai, vai.
Piglia da un caffè. Ma veramente non potrei. Un caffè non fa male. Non è possibile. Dai, fammi sto piacere. Che giorno avete detto? La notte del 3 settembre. La notte del 3 settembre? Sabato. Sì, di sabato. Esatto. Alle 23.45 abbiamo ricoverato un emofiliaco. Avete ragione. Un uomo. Un uomo. Tu mi vuoi far passare. Ma prego, dimmi un uomo. Salvatore Canotta. Salvatore Canotta. Sì, tu, Salvatore Canotta. Sì? Che c'è? Ah. Che vuoi a me? Da chi è stata ordinata la rapina? Che stai dicendo? Che fai trovarne a me? Parli scornacchia. Un uomo. Un uomo parla cornuto. Te lo giuro, non so di che stai parlando. Non sai niente? Fatenta. No, te lo giuro, non so niente. Non sai niente, eh? No. Non sai niente. No. O si andando fino a di mano, eh? Finché non tu manco a popere a ti esce. O sangue. Te lo giuro, non so niente. Parla. Parla, altrimenti te la pizzeria in tuo cuore. No, un momento. Va bene. Coppola. Come? Te dice niente, visto no? Commissaria Calanda. È stata una palomba, eh? Sì, la solita soffiata. È stata una soffiata sbagliata. Saverì, Canotta è morto e ora a te 30 anni non te li leva nessuno. State perdendo tempo, commissario. Gli assassini sono altri. Tu non ti preoccupare. Queste sono cose che riguardano noi, la legge. Arrivate sempre un po' tardi voi della legge, eh? Io veramente lavoro 24 ore su 24. E a che vi serve? Va niente. Ne prendete 10 e la giustizia ne mette fuori 11. Piantala. Vi faccio una proposta, commissario. Voi fate finta che non mi avete arrestato. E io nel giro di pochi giorni la porto a testa di qualcuno che per voi è molto importante. Chi, per esempio? Pezzi grossi. Hai le prove? A me, e prova. Ecco, ci vogliono e prova a me. Dammi almeno una traccia. È una partita che mi voglio giocare. Savare, in galera c'è poco da giocare. Io vi ho fatto la proposta. Voi fateci un pensierino. Che figlia puttana. In bocca al lupo. Banco alla signora. Carta. 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 Vuole? Ecco. Bene, fate gioco, mi raccomando, fate gioco. 3, vince il 6. La signora vince. Che succede, Michele? E muovete, va bene! E chi
che bella mania dei fedente, eh? Siete tutti d'arresto. Portateli lì, avanti! Avanti, fuori tutti! Non finisce così, commissario. Finirà peggio se non ti muovi. Via, via, tutte fuori, tutte, portatele fuori, via! Via, via. Commissario! Ma cosa vuole? Cosa volete? Lasciatemi! Commissario! Tutto a posto, commissario. Beh, andiamo. Siamo di questo momento! È arrivato il commissario! Ah, ecco il commissario Calabria! Ecco davanti! Pesca miracolosa, vero, signor commissario? Ci dica qualcosa! È solo pesci piccoli per ora. Si parla di una quindicina di eruzioni, ci può dare conferma? Sì, più o meno. Oh, tutti i locali gestiti da uomini legati alla camorra! Questo poi sarà il giudice a dirlo. Se tutti gli arresti fossero confermati, ci dica, sarebbe davvero un duro colpo per la malavita organizzata? Sarebbe un bel passo avanti, ma per stroncare la malavita organizzata bisogna arrivare ai capi. Esatto. Il commissario Galante sta scassando un cazzo. Se quelli non aprono bocca, non ci dovrebbero essere problemi per te, almeno per il momento. Non basta, Pocale, voglio tutti fuori. I locali devono continuare a lavorare. Speriamo di trovare qualche cavillo giuridico. Avvocato, ci vuole altro. Prendi la macchina, usciamo. Tu adesso ti prepari da brava, io ti accompagno a casa e ci vediamo più tardi, eh? Come vuoi tu. Scusa, non sarà meglio aspettare che si calmino le acque? Se voglio tirar fuori i miei amici dalla galera, mi devo dar da fa. Tiene la capa tosta. Ecco, guardi, non è rimasto dentro nemmeno uno. Tutti rilasciati. Capisco la tua rabbia. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Ti ho dato carta bianca, mi pare. E a che è servita? A niente. Non è con me che te la devi prendere. Mi scusi. Tu lo sai bene. Non è la prima volta che ci scontriamo con la magistratura. E non sarà nemmeno l'ultima. Bisognerebbe eliminarli uno per uno e poi portarli dal giudice. Eh già. Ma questo noi non lo possiamo fare. Già. Noi no. Vi faccio una proposta, commissario. Io nel giro di pochi giorni la porto a testa di qualcuno che per voi è molto importante. E ora che c'è? Niente. Arrivederla, signor questore. Prenditi delle vacanze. Vacanze? Te le meriti. Hai lavorato troppo. Adesso vai a riposare. Senti a me, vai. Arrivederla. Buone vacanze. Ho capito. È una partita che mi voglio giocare. Io vi ho fatto la proposta. Voi fateci un pensierino. E i fiori l'hanno portato? Principà, non ancora. E quando Maronna è porta questi fiori? Non lo so. Non lo so, ecco. In un ossaggio, e questa è l'abitudine. In un ossaggio, eccomi qua, ci vediamo. Ci vediamo in un altro momento. Pensavo che tu avessi qualche cosa da dire. Sì, tengo tante di cose. Però in un altro momento, eh. Scusa, ma io sono venuto apposta da Salerno. Salutammo. Ma ci stai pure tu. Ma che facita qua tutte e due? Tu ci hai chiamato. Ma chi mi ha chiamato? Io. Vi ho fatto chiamare io. E tu, stronzo, che ci stai a fare, loca? Ma costretto qua a forza. Che volete a me?
Vi volevo dire che se questa volta vi è andata bene, la prossima volta non vi andrà così. Voi state passando ogni limite, commessa. Il magistrato... Prima o poi lo troverò un magistrato che mi darà ragione. State scherzando col fuoco, commissario. E voi con me. È peggio. Vi ho avvertiti. E muoverimmo se fai qualcosa cazzo e vaia. Commissario Galante! Signore, non l'ho toccata, l'hanno gambizzata! Che ci amma a fa pure noi a sta festa, Gennaro? Deve muovere di prima! Schiaccio aereo! Schiaccio aereo! Vai! Schiaccio aereo! Schiaccio aereo! Tu si saprei? Sì. Domani mattina fatti ricoverare all'infermeria e tieniti pronto, che viene un'ambulanza e ti porterà fuori l'uocarcia. Ma tu chi sei? Chi ti manda qua? Non ci pensare, da parte degli amici. Amici? Dalle lastre si vede chiaramente la dinamica dell'incidente, ha visto? È arrivato. È chiaro. Dottore, ci potrebbe lasciare soli? Certo, certo. Prego, si accomodi. Grazie, sorella. O commissario Calanda. Vieni avanti. Ma che maronne scherzi a chi sto, commissario? I piedi piatti devono avere le gambe buone. E le mie non lo sono più. In carcere ho saputo dell'attentato, ma non credevo. Paraplegia. Ha detto così, il dottore. Mi dispiace. Cose che capitano ai vivi. Veniamo a noi. Sicuramente ti starai chiedendo perché ti ho fatto uscire di galera. Evadere? Io ti avevo fatto entrare. E io ti dovevo far uscire. Tutto qui. Diciamo che mi sentivo in colpa. Non dicemmo stronzata, come sa? È la verità. Volessimo portare la sernata a casa loro su una dura. Voi siete un bello figlio di puttana. Ci deve essere una ragione, commissario. Volevi forse restare in galera? Avanti, dimmelo. Voglio capire, commissario. Voglio capire. Perché un uomo come voi, un uomo di legge, come il commissario Calande, aiuta un assassino ad evadere. Spiegatemi sto fatto, commissario. L'ha già capito. Non c'è niente da capire, Gennaro. Se non ti sta bene, tornatene dentro. E lascia pure che gli assassini di tua moglie se la ridano. È strano che avevo preoccupato solo adesso degli assassini di mia moglie. Allora non potevo. No, ha ragione un'altra. Voi volissimo che essa fa quella che non potete fare voi mo. E che stia la verità? E anche se fosse, non è quello che mi proponeste in macchina. Metterti al posto mio. Allora non eri incriminato. E non ero un evaso. Senti, Gennaro,
Tu ce l'hai ancora le intenzioni che avevi prima. O il carcere ti ha ammosciato. Io non rinuncio mai, come sa. Chi deve pagare, pagherà. Quando, Gennaro? Quando? Tra 20 anni? Quando dal carcere uscirai vecchio e rincoglionito? Questo lo dite voi. Stai parlando troppo, Gennaro. Se vuoi davvero muoverti, muoviti. Io te ne sto dando la possibilità. In quanto hai perché, pensa pure a quello che vuoi. La realtà è questa. La realtà. La notizia dell'evasione stava su tutti i giornali. E voi non ne sapete niente, eh? Ma dove cazzo vivete? Io ho bisogno di gente in gamba, guaglio. Di gente con le palle! Voi invece mi sembrate tutti ciechi e sordi. Ma non devi parlare così, Totò. Anche noi abbiamo i nostri problemi. Piccoli o grossi che siano, ce li dobbiamo risolvere noi. Anzi, abbiamo fatto tutto il possibile per non darti neanche il fastidio di farteli sapere. Secondo me tu ti stai preoccupando troppo. Abbiamo sistemato il commissario. Figurati se non sistemiamo pure a Gennaro Savarese. È diverso. Ma che diverso? È diverso. Sì. Savarese non è uno qualunque. Savarese era uno in gamba. Vabbè, ma... E se non ci fosse stata la moglie, qua, ora, al posto mio, ci sarebbe lui. Sì. Ho sapito o no? Sembra che ti faccia paura. Guarda, a me non mi fa paura nessuno. Io vi sto dicendo questo perché non voglio che lo sottovalutiate, specie adesso. Una bestia ferita vale 3 volte più. E Savarese adesso è una bestia ferita che tenne sete vendetta. E che può fare un uomo solo? Solo! 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 Da soli non si esce dal carcere così come è uscito lui. Qualcuno l'aiuta. E chi? Questo non lo so e mi preoccupa. Perciò vi dico che bisogna tenere gli occhi aperti. Io ora devo andare a Palermo per qualche giorno. Perciò statevi accorti per ogni evenienza. Informate gli uomini. Raddoppiate la sorveglianza in tutti i locali, dentro e fuori. Gennaro è una brutta bestia. E non è solo. Morra! Fermati così. Voglio solo parlarti. Volevo solo parlarti, Morra. L'hai voluto tu. Thank you.
Fermati così e non ti muovere, guardate. Adesso io e te ci andiamo a fare un giretto in coppa sa liberare. Dai, scende, fai presto. Non fa una mossa che ti spara un frutto. Cammini, cammini. Adesso piano piano mi dirai dove è Coppola. Guarda che bello panoramico, io. Ti conviene parlare, perché i casi d'umore non si trovano manco all'ossa. Dov'è Coppola? Parla, dov'è Coppola? È inutile, Gennaro. Io non saccio niente, non saccio proprio niente. Parlo, cornuto, addosso sta coppola. No, Gennaro, no. Parla, no. Addosso sta coppola. Prima che ne porta la coppa a montagna bassa, parla. Va bene, Gennaro, hai vinto, te lo dico, dove sta coppola. Brava Coppola. Guarda come si sta innervosendo. Io vedo lei come si sta muovendo. Io parlo di lui. Si vede che i compari non sono ancora arrivati. Ah. Toccare, queste qua non si toccano, hai capito? Devi solamente guardare. Vada, vada, vada per piacere, vada, vada. E tu perché tocchi? Sono il capo. Non c'è no. Parlo, era tutta una messa in scena per eliminare Anil, eh? Favore sono, non lo so, io non c'ero neanche a quella festa, te lo giuro. Alla fine era tutta una protesta, no. Parlo. Non lo so, non lo so. Bella avanzata che tu bastardi e coppala! Maledetti assassino, parla! Basta! Basta! Addosso la coppola! Parla! Sì! Prima sì, che ti scanna, parla! Sì, 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 sì! Ti dico tutta cosa, però dopo mi dovete dare la parola d'onore! Che mi lascerà andare! Oh, basta! Coppola! È scappato in Sicilia! La città mia ricera! La Sicilia è tanta grossa, la città! A Palermo! Thank you.
signor Savarese. Il maresciallo Platanino. Aglio. Vi porti i saluti del commissario Galante. Sempre onorato di servire il commissario. E allora, che notizie mi date? Li ho seguiti come mi era stato ordinato. Venite, vi mostro dove hanno accompagnato Coppola. E questo è l'appuntato locale. Noi trasmettiamo 24 ore su 24, cartoni animati, film, spettacoli musicali, tutto. Poi a un certo punto, secondo l'ora e il giorno stabilito, la trasmissione in onda si interrompe e appare questo short pubblicità. A chi stiamo segnalando? Esatto. Il motoscafo con la merce lo riceve tramite il televisore che è a bordo e capisce che c'è via libera. Contemporaneamente noi raggiungiamo la spiaggia, preleviamo la merce dal motoscafo e il gioco è fatto. Mi sembra un sistema perfetto. Perfettissimo. Comunque, per maggiori garanzie, questa notte potete assistere direttamente all'operazione. Che ne dite? Io dico che ecosistema questo è l'organizzazione mia. Facci imbrenare a zaffonda. Posso fare un telex? Voi siete il padrone. Voglio comunicare la conclusione dell'affare nostro a chi di dovere. Venite, venite con me. Se il cane è il migliore amico dell'uomo, non sempre l'uomo è il migliore amico del cane. Eppure il cane continua a dimostrare all'uomo la sua fedeltà. Su questo argomento vi trasmettiamo ora un cartone animato. Ci siamo. Ecco. Coppola, io t'aspetto. Sto qua. Ma che minchia è questa? Lo so io che cos'è. Presto agli studi. Fai come ti dice. Vito Coppola. Ecco, dottor, abbiamo inserito il messaggio cifrato trovato da Savarese a Palermo in una telescrivente predisposta per la lettura. Il messaggio dice: attendiamo tuo arrivo a New York ore 12, Fox. A quest'ora Coppola ha già tagliato la corda. È capitata male a New York, caro commissario. Laggiù c'ho molti amici. Thank you.
Taxi! Taxi! Yes, where are you going? I'm sorry, please. Mi porta a Brucolino. A 18ª strada. Ma che sei italiano? Sì, sì. Ma poi io sono di Napoli. Salita, salita, ma che piacere. Ma arriva che non entravi in napoletano. Che c'è, paesà? Sei nervoso. Vai a Broadway. A costo di un marciapiede, quando ti dico. Hai capito, paesà? Ok, paesà. Anch'io, grazie, grazie, vai so. Prego. Si è perso il mio suo traffico cornuto, io. Adesso! Scusate. Sì? Ah, fallo passare. Scusate, il mio vecchio caro amico. No, squadra. Ehi, caro generale. Compare bello. Piacere. Benvenuto nella mia casa. Grazie, compare. Un piacere a tutti. Come stai? Ma dico, perché non mi hai avvertito subito, benedetto figliuolo? Perché? A quest'ora non sareste in mezzo ai guai. Dopo la morte di Teresa non ci ho visti più. Ho pensato solo a vendicarmi. Sì, la questione la sistemerò io. Coppola pagherà per quello che ha fatto a te e per quello che ha fatto a me. Io venno a Napoli appositamente per fargli fare pace con Anillo. Non doveva approfittare di quell'occasione per eliminarlo alla mia presenza. E Carogna non guarda in faccia a nessuno. Sei sicuro che è qui a New York? Sicurissimo, sono venuto apposta. E voi mi dovete aiutare. Genà, stai tranquillo, tu te ne puoi tornare a Napoli. A Coppola ci penso io. No. Voi mi dovete soltanto aiutare a trovarlo, a lui ci ha già pensato io. È una cosa personale. Genà, è la stessa cosa. Tu torna in Italia, senta a me. Teresa sarà vendicata lo stesso. Non è la stessa cosa. E voi lo sapete. Ok, quello, che ti serve? Mezzi, uomini, dollari, che vuoi? Io sono a tua completa disposizione, ti va?
Grazie. Bravo, compariello. Tutto ok? Più big luck, fortunato. Chi siete? Amici. Amici? Mi manda Don Francesco? Sì. Thank you.
Buongiorno, amici. Ciao, Gennà. Buongiorno. Ehi, Gennà. Ha già saputo che la che ti è uccisa. E perché sta che hai sto qua? E voi mai ti aiutato? E non mi ha da dire che no. Dice, Coppola, dove sta? Coppola? Dici? Te lo giuro. No, tu, non va giù, Issa. Mi volete far credere che con tanti amici che tengo a Brooklyn, nessuno sa niente. No, forse può sapere Cicillo. Forse. Vieni. T'accompagniamo, dai. Cicci, vai in cucina. Sì, va buono. Don Gennaro. Don Gennaro. Buongiorno. Prego. Permettete due parole. Prego, prego, accomodatevi. Cicci, se non mi date una mano a voi napoletano, chi me la dà? Don Francesco. Se lui dice che vi aiuta, non vi preoccupate che vi aiuterà senz'altro. Sì, ma io ho fretta. E poi Don Francesco c'ha i suoi problemi. Noi te ne invenosti. Qui hai da capire. Ormai siamo qui da tanti anni e non conosciamo nessuno. Napoli è lontano assai. No, non sono d'accordo. Napoli è dietro al vicolo. Dicitemi la verità. Va mettita paura. No, Don Gennà, tenemmo famiglia, è diverso. Io pure tenevo famiglia. E mo' ho nato anche io la moglierella mia. E non è giusto. Ve prego, Cicci, datemi una mano. Aiutatemi a trovare a Coppola. Lasciate sta un mondo come sta, Don Gennà. È meglio. Lascia sta. E non dormiente sta parola. Che volete fare? Noi siamo disgraziati. Voi lo sapete. Il mondo è fatente. E per campare fatica. Io ero venuto qua convinto di trovare degli amici. E invece... Don Gennà. Cercate su capire. Buona giornata. Ho degli uomini non sono capaci di fare il loro mestiere. Come? Questa mi sembra proprio una buona idea. Credo anch'io che non ci sia più nient'altro da fare ormai. Bene. Pronto? Siete voi, Gennaro Savarese? Sì, sono io. Aspettate all'apparecchio. Papà! Masani! Dove sei a papà? Masani è pronto? In America, papà, mi hanno... In America. Pronto?
Pronto, Masanì? Pronto? Savarì, se vuoi rivedere vivo tuo figlio, tornatene in Italia. Pronto? 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 Vegliacca. Ti hanno proprio ordinato di tornare a Napoli. E che devo fare? Chiediti piuttosto che cosa puoi fare. E che posso fare? Niente. Niente. Non possiamo fare più niente, caro Gennaro. Devi seguire il loro consiglio se ci tirano piccirillo. M'hanno tagliato le gambe, ste vigliacca, compà. È inutile recriminare, amico mio. Abbiamo perso. Fai le valigie e torna a Napoli, poi si vedrà. A Napoli? Prima o poi Coppola mi capiterà tra le mani. E allora saranno dolori, vedrai. Stai tranquillo. Chi è? Ho Gennaro, Cicillo, c'è pure mia moglie, possiamo entrare? Cicillo. Avanti. Vieni, vieni, non avevi paura. Che volete? Don Gennà, avevate ragione voi quando ci diceste che Napoli è dietro al dico. È gente senza scrupoli. Abbiamo deciso di aiutarvi. Sappiamo Coppola a doste casa. Wake up! Dalle, mio amore, will ya? Tieni l'occhio aperto. Appena da muova si morta. È questa che cercava? Che vuoi? Parla o mi merda, mio figlio, dove sta? Non capisco. Parla prima che ti spara in fronte, parla! Ma non lo so, che vuoi? Non lo so! Lo sai, eh? Non lo faccio capire. Ma che stai... benzina? Ma che fai? Fermati! Parla. Mio figlio addo sta? Fermati! Dov'è mio figlio? Parla. Ok, ok, va bene. Trovo 2 minuti di tempo. Cammina. Chi è? Sono io, apri. Ah, va bene. Stai calmo e tranquillo, se non vuoi che ti spara in fronte. Ce ne sono altri? No. Cammina. Avanti, scendi.
pacco. Papà! Masani! Vieni a papà. Papà, è tutto passato. Papà, 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 non te lasci più. Abbraccia, papà, abbraccia. Masani, mi fai un piacere a papà? Fuori c'è una macchina. Sì. Mettiti in da macchina e aspetta a me, non ti muovere per nessuna ragione. Va, papà, va. Papà, stai tranquillo. Papà, gli faccio ambresso, ambresso. Volesse sapere perché io, piccerilla, non l'ha tenuto prigioniero a Napoli. A Napoli? A Napoli tu tieni troppi amici. Troppi amici, E mo che vuoi fare, Gennà? Gennà, che vuoi fare? Hai voluto il bambino e l'hai avuto. Che vuoi fare? Mi vuoi ammazzare? Ma tu a Napoli non ci torni più. Non mi fai paura. Che allora sparo! Se fossi in te non lo farei. Butta la pistola, Gennà. Quindi siete stati voi d'accordo con Coppola ad organizzare l'attentato a Daniello. Adesso capisco tutto. Troppo tardi, Gennà. Troppo tardi. E chi se l'ha aspettato? Il mio compare. E io che tenevo tanto rispetto, papà. Mi dispiace. Mi dispiace per la morte di tua moglie, ma è stata una disgrazia. Non ho potuto fare proprio niente per lei. E tu sei venuto a sapere troppe cose. Basta, t'aggia elimina. Don Franci, siete nomi merda. O commissario Galante, miracolosamente guarita. Già. Papà! Papà, è finito tutto. Sì, a papà. E quello chi è? Sergente Martinez, dell'Interpol. Ah. Ti ho sempre tenuto d'occhio, Gennà. Tutto studiato, eh? Pure la parola sulle gambe. Eh già, anche quello. Sembra un controsenso, ma ho dovuto bloccarle per correre meglio. Don Francesco non poteva essere venuto a Napoli solo per mettere pace fra i due. È stata questa la ragione per cui mi avete fatto evadere. Vi siete servite di me. Mi dispiace, Gennà, ma questo era l'unico sistema per far uscire allo scoperto Don Francesco. Commissario, la Camorra non finisce qua. E non ci sarà un altro Savarese. È stata la morte di mia moglie a costringermi ad aiutarvi. Ma la Camorra, nonostante voi, continua. Fate venire un'ambulanza. Ok. Sì, lo so, Gennà. Ma posso sempre sperare nell'aiuto ai nate figlie e puttana combattere. Attento! Ero fatta personale, commissario, ha avanzato un guaglione. Un guaglione! È finita.
finita. È tutto finita, Masanieri.